Se ti senti. Il me del futuro mi ammazzerà, però sì, dai. Qualche mese fa Giumbo Drillo aveva fatto un video in cui elencava degli youtuber che gli piacevano. Ale Della Giusta fa cose che io no, non farei mai perché preferisco stare nella mia zona di comfort, tutto coperto, e porta anche la gente a farle. È un ottimo motivatore, ma con me non ci riuscirai. Quella frase riecheggiata all'interno della mia testa per giorni, ma non avevo mai trovato lo stimolo giusto, non sapevo bene cosa fargli fare. Pochi giorni fa, invece, dato quello che mi è successo, gli avevo proposto di fare un video utilizzando la sua attrezzatura. Lui ha accettato e ci siamo dati appuntamento dopo 2 settimane. Incredibilmente, 2 giorni prima di andare a Bologna, mi hanno chiamato i carabinieri dicendomi di andare a prendere un po' della mia attrezzatura. Quasi tutto, tranne i 2 Mac, un paio di hard disk e la Play 4. Allora ho subito pensato: come posso sfruttare al massimo le cose che mi hanno appena restituito? Mi sono subito ricordato della sua fatidica frase. È un ottimo motivatore, ma con me non ci riuscirai. Missione accettata. Con un solo giorno di preavviso ho chiamato il centro di paracadutismo di Bologna per vedere se sarebbero stati disponibili a farci saltare il giorno dopo. Domani possiamo fare il pomeriggio dopo le 3. Perfetto, va bene. Grazie ciao, mille. presto. Ciao 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 ciao. Ciao, ciao. Benissimo, benissimo, benissimo. Il salto ce l'abbiamo. Adesso vediamo se riusciamo a convincerlo. Così sono andato a Bologna, senza alcun piano e con Giumbo che non sapeva ancora niente. Sono le 10:30, sto partendo adesso per Bologna e sono mega eccitato. Sono arrivato a Bologna. Faccio il check-in e poi mi organizzo un po' per domani. Mi si è spenta la luce proprio in tempismo, perfetto. Buonasera, ho una prenotazione a nome Della Giusta. Là c'è il centro di Bologna. Sono rotto la schiena, credo. Sono le 2:15 di notte e il mio piano è questo. Non voglio dirgli subito del paracadutismo. Quindi, dato che per farlo bisogna per forza portare dei pantaloni lunghi e una felpa, gli dirò che andremo in un luogo in cui potrebbe avere freddo. Appena saremo arrivati là, spero sia troppo tardi per tirarsi indietro. Per il fatto che devo convincere lui a farlo, non mi sto nemmeno rendendo conto di quanto sia bello il fatto che anch'io lo farò. Buonanotte. Buongiorno. Ho fatto colazione, adesso vado in centro, mi becco con Giumbo e inizia la missione vera e propria. Sto iniziando ad avere un po' di tensione pure io per il salto. Sono in viaggio, fa un caldo vergognoso, ma non è un problema perché in aria fa fresco. Centro per di là. Wow. Non ero mai stato a Bologna. Eccoci qua, direi che sono arrivato. È in ritardo, che poi mi ha mandato sta foto come se io sapessi dov'è. Eccolo lì. Dopo questo ritardo di un quarto d'ora, ti meriti. Un quarto d'ora è il minimo per un Ti meriti peso. Tutto quello che ho pianificato. Sono un po' preoccupato, ma me lo voglio dire in corso d'opera. Te lo voglio dire piano piano, così sarà una morte lenta e dolorosa. Dobbiamo essere alla mia macchina alle 2. Ci okay. Torneremo a Bologna? Sì, ovvio, ovvio. Forse. Cioè, se non torniamo è perché siamo morti, questo intendevo. Okay, se no, se non moriamo, torniamo. Potrebbe essere qualcosa che fa dire tipo: no, non voglio farlo. Può essere. Cioè, dipende. Adesso ti do il primo indizio, allora, appena ci sediamo. Qual è un problema che c'è oggi, anzi in questo periodo estivo? Il caldo. Esatto. Quindi andremo in un posto in cui potresti avere freddo. Al Polo Nord. Esatto. No, scherzo. Però devi andare per forza a casa a prendere una felpa dei pantaloni lunghi. No, c'ho paura. No, aspetta. No, no, non voglio farlo. No, cosa? Paracadutismo. No, no, non voglio farlo. Davvero? Non ero pronto. Cioè, se c'è una cosa che mi sono detto, io prima di morire non voglio fare paracadute. Ma te l'hai fatto? No. Boh, pausa adesso, non ci pensare. Come faccio a non mettere? Sono 4000 metri. Ma non ho mai volato io. No, no. Neanche un aereo? No. L'unico questo volo che ho fatto è stato VR e il drone. E mi sono schiantato. Facciamo pausa. No? Ok. Io pensavo, tra tu, cioè, sta venendo qua a Bologna, so, fermiamo la gente alle strade e no. Paracadutismo. Non pensarci, facciamo 2 passi. Mi fa ridere che stai ridere, che ti viene da ridere. No, ma sto ridendo perché lo so. Cioè, preferirei farmi tossire addosso a 100 persone. L'hai visto La vita è bella? Quando lei comincia a singhiozzare all'inizio, no? Ecco, lo sapevo, mi è venuto il singhiozzo. Tanto mi viene sempre quando mi fanno fare una cosa che non mi piace. Uguale, sto singhiozzando, c'ho il groppino qui. Dimmi cosa vuoi che faccia perché tu lo faccia. Se mi metti in una situazione di disagio pari alla tua, se vuoi. Tutte le cose che l'essere umano può fare, io le farei. Lanciarsi da un aereo a 4000 metri è un'altra cosa. Vedrai il benessere poi che avrai. Fra poco dobbiamo andare. No, guarda che bella Bologna. È bellissima, ma se la vedi dall'alto è ancora più bella. Fatti leggere le carte. No.
Dai, per vedere cosa dice di dopo. Però se viene morte. Ok, va bene. Ci sto. Anzi, se viene morte lo faccio. Posso farmi leggere le carte? Come posso trovare il coraggio di fare qualcosa che va oltre alla mia mente? Cioè, qualcosa che non farei mai. Hai una bella carta iniziale. Il matto prende la vita così, con ironia, divertirsi in un modo buono. E se ho paura nel fare qualcosa? Con il matto non hai paura, poi se senti che hai delle paure, per me non sono delle paure così gravi. Numero, da 1 a 90, il primo che ti viene, non ci pensare. 72. Sono 72, per me è la sincronicità, quindi essere al posto giusto nel momento giusto. È un piccolo accenno di destino, anche sentirsi a volte, vado sempre a destra, oggi vado a sinistra, sento che succede qualcosa, e succede qualcosa, e arriva qualcosa. Questo è anche prendere un treno al volo quando c'è, carpe diem, hai delle carte molto belle, stai molto attento nel tuo prossimo futuro alle cose che potrebbero arrivarti anche così. Grazie mille. È un cazzaro, ha detto le solite cose, cogli l'attimo, ecco. Il destino. Perfetto. Ma era palese. Vabbè, abbiamo detto le facciamo leggere per vedere cosa devi fare. Una roba leggera dobbiamo mangiare perché sennò poi sbocchiamo. Questi Macbeth con sì! Però con i capelli blu. Vado alla doccia? Sì, va. Hai 5 minuti. 5? Sì. Okay. Io sono contentissimo, cioè non vedo l'ora di farlo. Sono sicuro che sarà contento pure lui. Ok, avevo paura scappasse e invece è tornato. Vale. Cioè, se non stessi pensando, lo farei. Qui non mi spingo, il mio mondo è tutto. No. Ma cos'è? Cartoni della Disney. Che guarda, scusami, non ho capito, rimetti un secondo cosa ha detto, torna un secondo indietro. Ma che c'entra? L'hai messa tu, questa? No, è un aereo. No. Fly gang. Ci siamo, paracadutismo. Andare all'osteria tipo? Oddio, uno che scende. No. Questi sono andati da soli. Ma sono matti. Beh, che figata. Guarda, ti butti lì, strisci il culo e hai fatto. Eccoci qua. Più paura hai adesso, più sarai contento quando l'hai fatto. Prego, iniziate a compilare questo. Io si butta. Io no. Tu non sei Ernesto? Io sì, sono Ernesto, ma... Non lo fai? Non lo so, sono... Perché hai paura? Sì, io fino a stamattina non lo sapevo. Ti capisco, anch'io ho tanta paura, la paura ci sta. Dai! Ero pure bravo in fisica. Fisicamente ha senso. Lo fa. No, non pagare, dai. Te lo dice pure lei, te lo dice pure lui, dì di farlo. Tu hai paura dell'aereo? Non essendoci mai salito non... Non lo sai. Cioè sono due paure che si sommano. Se non lo fai tu non lo faccio neanch'io. No. Non c'è fretta, eh? È la stessa contentezza che hai quando hai finito l'esame, capito? Cioè, l'hai dato e sei felice perché hai dato l'esame, non perché l'esame era bello. Appunto. Non so cosa vuol dire, ma appunto. A me importava proprio che tu lo facessi perché mi piaceva il fatto che una persona che magari non penseresti che lo possa fare, lo faccia. C'è la vocina da fuori, sempre la mia vocina, che mi sta dicendo di farlo, ovviamente. Perché è quella vocina che vuole tipo uscire di casa, che vuole prendere il primo volo, che vuole fare le prime esperienze. Io non voglio che tu ti senta obbligata, voglio che sia una bella esperienza in primis per te. Vuoi che salcando, cosa ti vediamo di più ai salti che ci vanno bene. Poi dopo devi capire che cava. Non saresti neanche venuto fino qua se fossi stato sicuro al 100% che non lo volevi fare. Facciamo una cosa per volta, insieme. Una cosa per volta è tipo, ok, fai il primo passo, esci di casa, poi prendi il primo aereo, fai questo, fai quell'altro e poi ti butti da un aereo. Non ti butti da un aereo direttamente, capito? Dimmi come ti posso aiutare. Facendo un percorso, non lo so, cioè secondo me è solo una questione di percorso. Mancano due tandem per far decollare il prossimo volo. Vi prego, venite per piacere a fare il tandem. Dai, andiamo, ti prego. Quelli sono i paracadutisti del tandem. Clic. 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 Va bene. Lo diciamo qua. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Scusami se ti ho messo in una brutta... Pensavo di fare una cosa bella. L'esperienza di venire qua è comunque positiva per me. Questa volta finisce così.
non, non se l'è sentita, ci sta, capisco benissimo. Però entro un anno gli ho promesso e mi sono ripromesso di farlo. Oggi è il primo agosto del 2020. Ho un anno di vita, insomma. Esatto. Ho un anno di vita.